Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video haul. Quindi oggi vi mostro tutti gli acquisti che ho fatto ultimamente e anche dei regalini un po' più speciali che mi sono fatta per il mio compleanno. Inoltre, se vedete tutto stropicciato da lavare con le etichette, proprio perché molte cose sono nuove, sono arrivate oggi, non le ho ancora lavate perché le ho provate con voi. Ho preso sia diversi vestiti, scarpe, accessori, ho preso anche diversi completini per stare in casa, magari canotto e pantaloncini, così, perché se mi seguite su Instagram, se no mi trovate come Marta_Cerredo, sapete che quando mi sto preparando per uscire, la mia divisa invernale era vestaglia e pigiama, la mia divisa per stare in casa, il mio uniforme per stare in casa estiva è composta da top carino con pantaloncini, in estate un po' più sistemata, non so perché, mi piace avere dei completini carini e coordinati, quindi vi faccio vedere anche questi set per la casa. Spero che vi piaccia questa cosa, le ho anche indossate, ero un po' imbarazzata perché gli short sono un po' corti, però ho detto che stai in casa, ma chi ti vede, dice, se con il popò da fuori, capisci? Cioè, chi ti vede? Chi ti vede? Io sono tutto il giorno da sola, quindi bene. Allora, adesso vi faccio vedere tutto. Iniziamo con la prima cosa che ho preso. Troverete tutti i link con le taglie, tutto nel box informazioni, prezzi, eccetera, eccetera. Allora, partiamo con la prima cosa che ho preso. Ho preso questo vestitino qui, che è fatto così, tipo merletto. Dietro a questa fascia, così si lega e potete indossarlo sia senza reggiseno che con il reggiseno. Questo è un vestito molto svolazzante e leggermente trasparente, nel senso, se avete l'intimo nude ve lo consiglio, oppure per stare in spiaggia, oppure per un aperitivo, perché non è proprio coprente, il bianco in generale risulta sempre un po' pericoloso, ecco. Però io avevo gli slip nude e non si vedevano, quindi molto carino questo abitino. Io ho fame, ogni volta che filmo ho sempre fame, no, non sono incinta, quindi io ho fame sempre. Ho preso un altro abitino, questo è lungo, in teoria sulla modella era lungo ben oltre i piedi, quindi la modella aveva anche i tacchi nella foto, a me sta lungo tipo che se sono scalza sfiora il pavimento un po' più, cioè mi va un po' oltre la caviglia, ecco. Io lo volevo bello lungo da poterlo mettere magari anche con un, non proprio un tacco, tipo quei sandaletti che metto io per uscire di giorno quando magari un aperitivo o un qualcosa sul mare, perché è molto floreale, lo vedo così, quindi lo vedo un po' da vestito da vacanza, non lo so, e mi piace indossare quei sandaletti che hanno un tacco 4 cm, 5, speravo che coprisse la scarpa, invece questo lo metterò proprio con i sandaletti bassi, perché se siete alte come me, non ve lo consiglio se lo volete lungo, cioè. Allora, questo è un vestito molto bello, secondo me anche molto instagrammabile, lo vedo molto bene per un aperitivo, per un giorno in spiaggia, anche come copricostume con i sandali bassi, con l'infradito, è bellissimo, i colori sono fantastici, è molto, non è troppo leggero come tessuto, costa poco, tipo 20 euro, quindi non mi aspettavo onestamente che fosse così carino. Adoro la fantasia, sicuramente ne prenderò altri. Unica nota, se siete alte quanto me o più alte, sicuramente non mi copre la scarpa, però ad alcune persone piacciono i vestiti alla caviglia. Allora, ho preso questo set per stare in casa, fatto da questi pantaloncini, sempre con i fiori, mi piacciono molto i fiori ultimamente, cioè sempre mi sono piaciuti, ultimamente ancora di più, questi pantaloncini così, e sopra c'è questa canottierina nera con i fiori azzurri, rosa, molto carina, ve la faccio vedere indossata. Gli short sono molto corti, quindi se, vabbè, in casa a me non interessa, in tutta onestà non ci uscirei mai, però stare in casa anche se ho gli shorts corti, ma anche se stessi in mutande. Il secondo set è fatto così, in cotone, quindi molto leggero, molto arioso, se sudate va meglio. E questo è rosa, fatto così con i pantaloncini e sempre la canottierina, o meglio il top, fatto così. Questo lo vedo molto molto comodo anche per dormire, perché io durante il giorno amo le cose che sembrano in seta, in raso, però per dormire ho bisogno del cotone, questo è proprio in cotone, e questo, se non erro, l'ho preso in S, mi sembra, vabbè, lascio le taglie, le box informazioni, è un semplice set per stare in casa. Poi ne ho preso un altro molto simile al colore del mio vestito, questo è un po' più polveroso come colore, ed è questo qui con i pantaloncini sempre in cotone elastico, però, e poi sopra il top o canottierina, fatta così con i bordi
avorio. Voglio farvi vedere degli accessori. In realtà questa cintura, se mi seguite da un po', tipo da 5 anni, l'avete già vista mille volte, perché l'ho ricomprata semplicemente perché questa cintura costa pochissimo e io l'ho messa milioni di volte. Dopo tipo 5 anni si era un po' arrugginita, quindi ho detto perché non ricomprarla. Ed è una cintura che sta bene su tutto, è fatta così con le due foglie. Ogni volta che mi vedete indossare mi dite sempre: dove l'hai presa? Dove l'hai presa? Su Amazon, costa tipo 10 euro, cioè forse 10 euro 2, adesso non mi ricordo. Ed è una bellissima cintura fatta così con le due foglie sul davanti. L'ho presa sia in oro che in argento, e questa vi salva anche quando avete un vestito troppo semplice o troppo largo in vita, volete accentuare il punto vita e fare un po' questo effetto dea, non lo so, comunque è molto carina. Adesso ve la faccio vedere anche su questo abitino che ho, anche se questo è aderente, quindi mi piace più su un vestito largo, però vi faccio vedere com'è. Aspettate, me la metto, a parte che l'avete vista mille volte sul mio profilo. Eccola qua, è super carina secondo me, con le due foglioline. Secondo me una cintura carina, elastica, così ci vuole quando non sappiamo cosa, magari un outfit è troppo semplice, abbiamo un abitino nero, un abitino che ci dà troppo largo, vorremmo impreziosirlo, invece mettono un mega cinturone, mettiamo una cinturina così carina, elegante, magari l'argento quando abbiamo accessori argento e l'oro quando abbiamo accessori oro. Anche se sapete che io amo l'oro, nonostante mi sia stato detto che non mi sta bene, ma come sapete non è che seguo le regole. Ok, poi passiamo a Forever 21. Ho preso delle cose. Vedete, questo è l'abito. Stupendo. Poi secondo me sta bene anche il rossetto rosso. Io adoro il colore di questo abitino. Allora, è leggermente corto. Tende a salire su perché ha queste pieghettine così, ma potete anche tirarlo ed è leggermente più lungo. Poi ho preso un altro vestito, ma basso, molto professional. Questo qui ho deciso di non renderlo, pur essendo troppo grande, secondo me. Allora, questo è un vestito che deve... Allora, a parte che il colore è meraviglioso, cioè questo viola è meraviglioso. Poi amo questo effetto seta, raso, questo è un po'... sarà sicuramente seta perché Forever 21, bellissimo. Ho deciso di tenerlo perché appunto lo sfrutto mettendo qualcosa in vita, pure se è largo, per esempio una cintura del genere sia in oro che in argento, un foulard in vita. L'ho messo anche come copricostume per andare ad un aperitivo. Questo in realtà è una S, ma per me veste enorme, quindi se vi piace prendete almeno una taglia in meno, quindi avrei dovuto prendere una XS che mi avanza davanti, sul seno, dietro, in vita, è enorme, cioè è enorme, una S è enorme, però è bellissimo, a parte che il colore, cioè anche per filmare un video, io sto sempre attenta a quello che metto, anche se sotto c'è i pantaloncini e il pigiama, perché mi piace indossare un colore che mi stia bene, perché in video è importante, quindi adoro, cioè questo mi sta molto meglio di questo, però... adoro. Ho preso questi sandaletti qui e se non erro questi sono della linea wide, quindi per piedoni come i miei, perché ho il 39, però ho la pianta larga, quindi i miei piedi sembrano enormi perché ho la pianta larga, cioè non so cos'altro dire. E spesso quando compro sandaletti o tacchi con il cinturino sul davanti, io muoio non per il tacco ma perché mi bloccano la circolazione. Questi sono veramente molto molto larghi sulle dita, se non erro ci sono le numerazioni tipo 39 normale, 39 wide. Io quando vedo wide sto arrivando, perché più wide del mio piede non so cosa ci sia. E mi piacciono molto questi sandaletti che hanno un tacco che sarà 4 cm per il giorno, quando non voglio indossare i tacchi perché magari devo camminare, ma non voglio neanche indossare magari il sandalo proprio raso terra, piatto, ecco, perché voglio un po' di, no, busto, non lo so, insomma è più elegante avere un po' di tacco. E quindi ho preso questi molto carini, tipo effetto pitone. E non mi consiglio la linea wide se non avete il piede veramente largo, perché altrimenti vi esce il piede, perché io ho delle amiche che hanno quei piedi da fata e io ho il piede largo. Direte, se è anche alta, se è anche... Anca, quella Laura che si brucia fra le fiamme, anche alta, e sì, lo so, però non è detto che doveva avere il piede così, però mi sta bene. Vedete, io ci rido su queste cose, quella piccola, il piede, le tette, le orecchie, ma dico, oh, ma meno male che ci sento, che ho i piedi, che cammino, che ci vedo, più o meno. Non tanto, ci vedo poco, però ci vedo, ecco, quindi devo ringraziare, cioè, adesso andiamo sul filosofico, il Signore per tutto quello che ho, e se mi lamento faccio peccato, quindi devo stare solo zitta. E l'ho capito quando sono invecchiata, e adesso mi dispiace quando vedo tutte quelle ragazze che si fanno una miriade di complessi e dico... Ci possono essere delle cose di te che, perché lo dico una scarpa in mano, ci possono essere delle cose di te che non ti piacciono, però dovresti essere felice per quella che sei, per quello che sei, che tu sia uomo o donna, e per le grazie già che hai, perché già che ti stai lamentando hai la voce,
per farlo, magari ci senti, ci vedi e hai tante cose che tante persone non hanno. Quindi noi siamo veramente a volte così tanto peccatori che ci lamentiamo di tutto perché ci fanno sentire sbagliate. Proprio si sta surriscaldando, è la società in cui viviamo che ci fa sentire sbagliate. Allora, adesso vi faccio vedere i regali che mi sono fatta per il mio compleanno. Ho preso questi sandaletti, sì, ci sono le impronte dei miei piedi perché sono, ok, delicati. Sono i sandaletti che mi avete visto indossare tante volte su Instagram. Mi metto la foto a fianco quando sono stata a Monte Carlo e in generale in vacanza. Sono dei sandaletti che volevo prendere da tantissimo tempo. Sono Nude di Stuart Weitzman. Questi in realtà costano un bel po', però li ho pagati con 100 euro, 100 euro in meno perché avevo un buono, non lavoro con il sito Stuart Weitzman né con Luisa Via Roma, quindi un buono perché avevo fatto diversi acquisti, quindi ti danno dei punti e li ho pagati 100 euro in meno. Allora, ecco qui, sono super super comodi, tacco medio, quindi non è un mega tacco. Questi sono quelli che indossavo sotto all'abito che ho indossato a Monte Carlo, ho fatto la foto con Gennaro, li metto spesso per uscire a cena perché è un tacco che io definisco non altissimo, quindi medio, sono comodi, ci potresti camminare per ore. Quindi questo è il tipo di scarpa che a 30 anni preferisco rispetto al tacco a spillo che mi piace, ma io non è che non sono più in grado di camminarci, ma non voglio più soffrire, quindi non voglio più mettere quel tacco 100 e camminarci per ore. Se mi metto il tacco 100 o 12, quello che sia, più alto, quindi vuol dire che esco dalla macchina, entro nel ristorante, rientro nella macchina e mi cambio le scarpe, perché prima camminavo con i tacco 100, adesso io non ce la faccio, quindi preferisco avere un tacco medio e non soffrire. Questo è un regalo che mi sono fatta per il mio compleanno. Sono molto più soddisfatta quando mi faccio i regali con le mie finanze piuttosto che quando li ricevo. Apprezzo i regali, certo, prima di tutto non li chiedo mai, seconda cosa è molto più gratificante farsi i regali con le proprie finanze. Ditemi se anche voi siete così, io preferisco. Poi mi sono fatta un altro regalo, adesso vi faccio vedere. Poso queste scarpe, le metto qua sopra perché la suola è sporca e, come sapete, la germofobia che abita nel mio corpo non può accettare che adesso io metta le scarpe a terra sul pavimento dove ho buttato il sangue a pulirlo. Ecco, mi sono fatto un altro regalo e ho preso questa pochette che io adoro di Stella Roan. Anche qui, allora, io compro molto su Luisa Via Roma, quindi accumulo dei punti, anche qui non lavoro con loro, che mi permettono di avere degli sconti. E appunto è una pochette molto carina, sembra, allora è super sottile, però ci vanno tante cose, perché come vedete è molto ampia. E questa io vi faccio vedere un po' all'interno com'è, è così, e la sfrutto anche in questo modo, pur non avendo la tracolla, perché è una semplice pochette, io ci metto anche la tracolla, la metto dentro, che quando mi scoccio di portarla a mano o sotto al braccio, come si porta la pochette, la metto così a tracolla, quindi hai una borsa completa al prezzo di una pochette. Vi faccio vedere queste scarpe da ASOS, ma non ve le ho inserite nel video ieri perché sono arrivate in questo momento, quindi le inserisco in questo momento. Su ASOS ho preso questi sandali, c'è tantissimo l'oro, perciò li ho presi. Se non erano un tacco 100, sia questi che questi qui, e questi li potete mettere anche più su sulla gamba, tipo serpente, così. Vedere anche delle cose che ho comprato, che in realtà ho ricomprato. Allora, quando vi dico che mi piace qualcosa, voi dovete credermi. Ho preso tre Batiste, cioè il mio stomaco, tre Batiste Dark Hair. Voi sapete, quando io vi consiglio qualcosa è perché mi piace veramente, quindi l'ho finito e l'ho ricomprato. Questo è il miglior shampoo secco al mondo se avete i capelli scuri, perché non vi fa la patina bianca. Al momento quando lo spruzzate magari un attimino la vedete, però quando si asciuga vi dà un bellissimo effetto. Cioè io lo amo, amo questo shampoo secco di Batiste, mi dà tantissimo volume. Non lo uso sui capelli sporchi, piuttosto lo uso quando sono al secondo giorno, i capelli a me si schiacciano perché sono molto pesanti, quindi lo uso per questo. E poi ho preso ben 4 matite di Maybelline, le Brow Ultra Slim nella colorazione medium brown. Questa è la migliore matita per sopracciglia, cioè la mia preferita, perciò ne ho comprate 4, perché quando la finisco tipo mi sento male, perché altre mi piacciono tipo Benefit, Charlotte Tilbury, però prima di tutto quelle hanno un altro prezzo, e in più questa la prendo a 5 euro su un notino, 5 euro, o no, o anche 4, non mi ricordo. Ha una mina super sottile, non ha niente da invidiare le matite per sopracciglia più costose al mondo, quindi ve le consiglio. Quando dico che una cosa mi piace,
Mi piace! Quindi questo era tutto il video haul. Io spero di non aver rossato sui denti uno. Che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Fatemi sapere se avete siti da consigliarmi su cui fare shopping, se volete una tipologia di video particolare, perché io vi ho fatto un sondaggio su Instagram, vi ho scritto se volevate vedere uno svuota la spesa o un haul e mi avete scritto che volevate prima l'haul. Quindi se volete anche lo svuota la spesa fatemelo sapere nei commenti, perché tanto la spesa la faccio sempre, cioè sono sempre al supermercato. E niente, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti, qual è la cosa che vi piace di più, quale di meno. Io vi mando un bacio, noi ci vediamo nel prossimo e grazie per essere con me da 11 anni, ok? Ci vediamo anche su Instagram, ciao!